Ma salve Salvino a voi! Che si dice in paese? Io sto bene e finalmente il sole è sorto di nuovo, togliendo di mezzo la pioggia. Oggi parliamo di animali alquanto fuori dal comune, che possono addirittura vivere anche se gli viene tagliata via la testa. Insomma, l'essere umano cerca l'immortalità da secoli e gli animali, senza nemmeno chiederla, la ottengono per metà. Che gran bastoni! Prima di cominciare, come sempre, vi chiedo di fare un salto sulla pagina Instagram per trovare meme e tanto altro, che forse vi strapperà un piccolo sorrisino. E se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Scarafaggi. Mamma mia, sono l'unico o anche a voi non piacciono questi figli del demonio? Per carità, non li uccido appena li vedo. Per me ogni essere vivente ha il diritto di vivere. Cambio semplicemente casa, o paese, o nazione, o universo. Insomma, non mi piacciono, è uno dei motivi e presto detto. Non è una sorpresa che siano nella classifica. Gli scarafaggi sono noti per la loro tenacia. Infatti potrebbero sopravvivere anche a una guerra nucleare. I ricercatori hanno scoperto durante gli anni che possono vivere senza la loro testa. Molti in rete pensavano fosse una bufala, ma sfortunatamente non lo era. Possono addirittura stare in vita per 2 settimane senza questa parte importantissima. Il motivo più importante è che hanno un sistema nervoso che non ha bisogno del cervello per continuare a funzionare e a respirare. Mentre noi abbiamo bisogno sia di cervello, che in pochi a volte usano, sia di vie respiratorie, sul volto come naso e bocca. Questi insetti fanno senza averli posizionati sulla testa, utilizzano delle fessure esterne situate nel ventre. Capite, tutto il loro corpo funziona senza cervello. Non sanguinano nemmeno perché non hanno le arterie. Alla fine muoiono comunque perché senza testa non vedono dove vanno e non riescono perciò a nutrirsi. La fame arriva per tutti. Api. Ah, le api, se non fosse per loro i nostri fiori sarebbero morti e la nostra pelle è salva dalle punture. Beh, è un equilibrio corretto, dai. Vi starete sicuramente chiedendo come mai sono in questa lista, e me lo chiedevo pure io, finché non ho scoperto che questi insetti possono pungervi anche dopo la morte. Minchia, oh, davvero persistenti sti cosi. Il pungiglione funziona in modo autonomo dal cervello di un'ape e anche dopo la morte il muscolo che si occupa di pompare il veleno e farlo uscire è ancora attivo. In pratica è come se fosse un essere vivente a parte, ma tranquilli, le api pungono solo per autodifesa, non lo farebbero mai se non li infastidite. Anche perché pure per loro è fatale pungere qualcuno, sapevate che muoiono? Comunque sia, la prossima volta che vorrete toccare un'ape morta pensateci 2 volte. Galline. Ci sono varie dicerie sulle galline, una di queste è che possono correre senza la loro testa. A quanto pare però non sono solo dicerie, questi zombie di animali hanno un sistema nervoso diverso da quello degli esseri umani, grazie al fatto che molti dei loro movimenti sono controllati dal cervelletto, che dopo la morte rimane ancora intatto, la gallina può perfino correre, l'unico modo per ucciderle in macelleria è dissanguandole. Si dice sia esistito un pollo di nome Mike che addirittura era arrivato ai 18 mesi di vita consecutivi senza questa importantissima parte del corpo. Polpo. Avrete sicuramente visto online dei video di polpi che, anche dopo essere stati tagliati, continuavano a muoversi, o no? Non lo avete fatto? Boh, meglio così, perché è veramente una brutta cosa e a me non piacciono molto. Al massimo chiedete un giorno a vostro padre o a vostra madre di cucinare un polpo e vedere se davvero si muovono. Comunque, in alcuni paesi, specialmente asiatici, sì, giapponesi sto guardando proprio voi, mangiare dei polpi ancora freschi di vita è una cosa diffusissima. Non è che siano proprio in vita, eh. Continuano a muoversi perché la maggior parte delle cellule nervose di questo animale si trovano nei tentacoli, 2/3 per la precisione. Quindi anche se gli viene tagliata la testa possono tranquillamente muovere quelle parti del corpo, pure da morti. E immaginate la gente che li mangia rischiando di avere un blocco alla gola. Mamma mia, andiamo avanti prima che vomito il pranzo. Ah, un'ultima cosa, questi movimenti inquietanti possono durare pure 1 settimana. Lucertole. Se dobbiamo proprio fare una fottuta classifica con dei fottuti animali zombie e a volte vomitevoli, dobbiamo aggiungerci pure le lucertole. Questi animali sono famosi. Ogni ricercatore e scienziato li conosce, e anche ogni mago del mondo, per le loro capacità rigenerative assurde. Possono rigenerare praticamente quasi ogni parte del corpo. Molto spesso gli arti nuovi sono anche meglio di quelli vecchi, sì, un po' come i namecciani. Questo grazie a delle proteine particolari presenti in questo animale.
che facilitano la guarigione. Queste proteine sono presenti anche nell'essere umano, ma in minore quantità, e riescono a riparare leggere ferite. Gli scienziati stanno continuando a studiare il fenomeno delle lucertole per trovare un'idea geniale che consenta anche all'essere umano di rigenerare gli arti. Voi che dite, è una buona idea questa strana immortalità? Rane. Le rane e i rospi possono muoversi anche dopo che il loro cervello è morto. Wow, sorpresi! Io sì, anche perché odio questi animaletti viscidi e che ti guardano con quella poker face. Questo forse è anche più spettacolare di un normale animale che vive senza testa. Quindi com'è possibile? Praticamente è grazie agli impulsi elettrici che continua a ricevere anche dopo la morte. La reazione di questo animale è ancora intatta, i suoi muscoli reagiscono come quando era in vita, ma effettivamente è morto. Se volete vedere qualcosa online troverete moltissimi video che parlano delle rane in questo stato. Un altro modo per vedere se c'è ancora reazione nell'animale è lanciargli del sale sul cadavere. Le sostanze ioniche, come appunto il sale, riescono a riattivare gli impulsi muscolari. Cavolo, questa classifica diventa sempre più inquietante. Mosche. Su YouTube girava il video di un tizio che era riuscito a resuscitare una mosca toccandola. Non è del tutto vero. Questi esserini che ti infastidiscono proprio quando non devono, tipo ora che sto scrivendo il testo e registrando, possono sopravvivere a temperature gelide e possono entrare in una specie di ibernazione per conservarsi e mantenere le energie. L'unico modo per risvegliarle è darle calore, ma non è per questo che sono in classifica. Le femmine di mosca possono sopravvivere un bel po' di giorni e compiere normalmente tutte le azioni addirittura senza testa. I maschi della specie sono più attratti da quelle senza testa perché, a quanto pare noi maschi in qualunque forma ci accontentiamo di tutto. Tartarughe. Adoro le tartarughe, fanno le loro cose con calma e non rompono la minchia a nessuno, mettendo sempre fretta per ogni cosa, come fanno alcune persone nella mia vita che ovviamente non nominerò, ma so benissimo che hai capito. Comunque sia, come saprete, questi animali possono vivere tantissimi anni, addirittura alcuni hanno superato 2 secoli di età. Sono gli animali più longevi del pianeta e esistevano anche prima dei dinosauri. Insomma, sono come dei nonni animali. Uno dei segreti che li rende così longevi risiede nella particolare capacità dei loro organi interni di non degenerare con l'età. Inoltre, le loro richieste energetiche sono estremamente basse. Buona parte del cibo che metabolizzano viene quindi utilizzato per restaurare e ottimizzare le principali funzionalità organiche. La rigenerazione cellulare in questi rettili è lenta, ma costante, e consente una crescita lungo tutto l'arco di vita. Le principali cause di morte sono predatori e esseri umani. Ovviamente ci siamo sempre noi. Serpenti. La pericolosità di un serpente è classificata in questo modo: oh merda, un serpente, oh cavolo, un serpente, ma porc, un serpente. Insomma, non a tanti piacciono, come avrete capito. E uno dei motivi principali deriva dal fatto che la loro testa può continuare a mordervi anche dopo essersi staccata dal corpo ormai morto. Secondo i ricercatori, i loro riflessi e il loro modo di rilevare il calore rimangono intatte ore e ore dopo la morte. Questo gli consente di reagire senza nemmeno accorgersene, avendo passato anni della loro vita a perfezionarsi, appunto, con questi riflessi. Che dire, veramente in stile zombie? Prima di concludere, volevo dare la risposta alla domanda posta nel video precedente. Alla fine era Stefani la protagonista, meglio ancora conosciuta con il suo nome reale Giuliana Rose Mauriello, che ha partecipato come, appunto, protagonista a uno dei telefilm più visti dai bambini, negli anni 2000, chiamato Lazy Town. Che dire, in tantissimi avete risposto giusto, e per il prossimo quiz ci vediamo al prossimo video. Vermi piatti. Sembra che se tagliate un verme in due, invece di morire diventerà 2 entità diverse. Per i vermi normali non è assolutamente vero, ma per i vermi piatti sì. Sono i maestri della rigenerazione insieme alle lucertole, anzi, forse sono anche meglio. Loro possono ricomporre ogni parte del corpo dopo l'amputazione, e intendo proprio qualunque parte. Addirittura se per esempio tagliate la testa, dietro ad essa crescerà una coda. Se tagliate invece la coda, davanti ad essa crescerà una testa. Anche se la tagliaste in 30 pezzi, crescerebbero 30 vermi diversi. I ricercatori dell'Università di Nottingham hanno creato una colonia di 20.000 esserini in questo modo. Quindi secondo loro un verme del genere può vivere per sempre, se non viene usato per catturare pesci o messo in un barattolo da qualche bambino. Io lo facevo e non capisco come mai, ero proprio impavido ai tempi.
Con questo concludiamo. Che dire, io non posso vivere senza testa, ma questi animali riescono pure a fare cose di tutti i giorni come se fosse niente. Un po' di paura, eh? Noi ci fermiamo qua per oggi e ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.